Buongiorno a tutti, sono Sandro Paganotti e questa è la quarta e ultima puntata su come costruire un'agenda che funzioni anche offline e si interfacci con Google Calendar per visualizzare e aggiungere nuovi appuntamenti. Nelle precedenti puntate siamo fondamentalmente arrivati alla gestione dell'autorizzazione e alla visualizzazione dell'elenco dei calendari dei quali l'utente può fruire e all'utilizzo di AngularJS per gestire la sincronizzazione fra la vista e quelle che sono le variabili che compongono poi il nostro oggetto calendario. In questa puntata vedremo come stampare a video l'elenco degli appuntamenti, come creare un nuovo appuntamento e gestire il salvataggio dello stesso, sia in locale che in remoto. Per prima cosa, dobbiamo però predisporre una struttura HTML che ci consenta di stampare e quindi visualizzare poi in pagina quelli che sono gli eventi che compongono il calendario selezionato dall'utente. Per fare questo, ci spostiamo sul file index.html, su cui avevamo già fatto una serie di interventi, creiamo una nuova div di classe row, quindi una nuova riga fondamentalmente della nostra struttura HTML. In questa riga avremo due colonne, una colonna contenente la form per la generazione del nuovo evento, quindi quella che utilizzeremo fra un po' per andare a creare un nuovo evento, e anche la colonna che invece sarà predisposta alla visualizzazione degli eventi che abbiamo recuperato dal Google Calendar. Quindi div class row, ng-show significa mostra questa riga solo se questa variabile è valorizzata all'interno del controller calendar.js che abbiamo cominciato a strutturare l'altra volta, per cui finché non c'è una variabile calendario nel controller calendar.js, questa parte della pagina non sarà visualizzata, il che è corretto perché prima l'utente deve scegliere un calendario. Dopodiché abbiamo una form per la gestione del nuovo evento, che è questa, e adesso la vediamo insieme. E fondamentalmente di cosa si compone la form per la gestione del nuovo evento? Abbiamo una div che nella logica di Bootstrap, che è il framework CSS che stiamo usando per gestire la pagina, indica su quante colonne deve estendersi questa form, che sono 4 colonne su 12 totali. Dopodiché abbiamo una form, diciamo, senza particolarità, se non che ovviamente gli input che vediamo sono mappati su delle variabili all'interno del nostro controller, e il submit della form, invece che proseguire nel suo corso, diciamo, normale attraverso la gestione del browser, invoca una funzione salva evento sempre all'interno del nostro controller, funzione che andremo poi a utilizzare proprio per gestire il salvataggio di questo nuovo evento. Allo stesso modo, creiamo un'altra colonna che adesso vediamo insieme, che serve per stampare invece l'elenco degli eventi che fanno parte del calendario selezionato. Quindi abbiamo una div, in questo caso la classe è Spanotto, quindi questa colonna occuperà 8 delle colonne di Bootstrap, per cui sarà grande il doppio della precedente. Utilizziamo una semplicissima table con due colonne, inizio e descrizione, dove all'interno del tbody utilizziamo la stessa sintassi che abbiamo visto per stampare l'elenco dei calendari, quindi facciamo un ng-repeat. Evento in eventi, quindi per ogni evento all'interno della variabile eventi, che sarà un array di eventi, utilizziamo la classe di questa riga, sarà la variabile classe dell'oggetto evento del nostro controller, quindi dobbiamo ricordarci che il nostro evento dovrà avere una proprietà classe che verrà utilizzata come classe di questa riga. Abbiamo due celle, la prima che contiene
l'evento punto start punto daytime, quindi l'inizio del nostro evento. In questo caso andiamo a gestire l'evento punto start punto daytime, oppure se non è presente l'evento punto start punto date e il substring di questo da 0 a 10. Questo perché potrebbe essere che l'evento è in locale da noi, per cui non esiste ancora un daytime come valorizzazione della form. Abbiamo poi un evento summary, un evento location, un evento description, che ovviamente dovremmo ricordarci di far compilare all'utente in caso di creazione dell'evento. Difatti vediamo che abbiamo la descrizione e il titolo. Lasciamo il summary, lasciamo la location fuori da questo esempio per la parte di generazione. Ok, quindi fatto questo, salviamo la pagina e ora ci andiamo a lavorare sul discorso della visualizzazione. Quindi abbiamo predisposto l'HTML, ma dobbiamo, come abbiamo fatto in precedenza, fare in modo che la variabile eventi sia correttamente valorizzata con gli eventi, che gli eventi siano esattamente di questa struttura, per far sì che poi la pagina visualizzi l'elenco degli eventi. Se apriamo gcal.js, nella precedente lezione eravamo rimasti al download degli eventi, e al completamento del download degli eventi ci preoccupavamo di eseguire un evento custom all'interno della nostra pagina che si chiamava aggiorna eventi. Questo evento custom, se ci ricordiamo, veniva poi intercettato, in questo caso la riga 20 di questo calendar.js, dal controller di Angular, e veniva ribaltato su una funzione che si chiama aggiorna eventi, che in questo caso non faceva nient'altro se non un console.log dicendo eventi aggiornati. Ovviamente adesso dobbiamo estendere questa funzione e andare a occuparci della creazione e valorizzazione della nostra variabile eventi. Variabile eventi molto importante perché sarà quella che poi in qualche modo deciderà l'elenco degli eventi che verranno stampati nella pagina HTML, perché sarà quella su cui abbiamo effettuato il binding lato HTML. In questo caso l'approccio, diciamo, il comportamento, la gestione del tutto è abbastanza semplice. Dobbiamo semplicemente, in prima battuta, andare a crearci una nostra variabile locale dal quale recuperiamo l'elenco degli eventi precedentemente salvati su local storage. Anche in questo caso usiamo il calendar ID per identificare qual è la chiave del local storage che contiene tutti gli eventi, e dopodiché andiamo a dire che la nostra variabile di binding verifichiamo se ci sono degli eventi, perché ovviamente la cosa può non essere vera in caso, ad esempio, l'utente acceda ad un calendario senza eventi, o in caso che l'applicazione parta offline e quindi non ci siano eventi ancora scaricati per quel calendario. Andiamo a utilizzare una funzione, in caso invece ci siano, andiamo a utilizzare una funzione di underscore JS, quindi andiamo a effettuare la deserializzazione degli eventi, perché se vi ricordate abbiamo salvato gli eventi in JSON, quindi dobbiamo deserializzare gli eventi, e andiamo a effettuare un sort di questi eventi deserializzati, e questo è importante perché gli eventi ci interessano in ordine, okay? Altrimenti la funzione stessa del calendario viene un po' a mancare. Quindi andiamo a fare un sort by. E il nostro sort by su che chiave si basa? Ovviamente sul date time, per cui evento.start.dateTime. Abbiamo visto che in caso l'evento non sia stato ancora sincronizzato col server, evento.start.dateTime non è ancora disponibile, per cui ci chiediamo se evento.start.dateTime è disponibile. Allora ovviamente l'ordinamento deve essere fatto sulla base di quel valore. Se evento.start.dateTime non è disponibile, allora a questo punto ci appoggiamo al valore che invece verrà generato dalla nostra form in locale, che è evento.start.date.
A questo punto, una volta fatto questo, ci preoccupiamo di gestire l'altro caso, che è molto più semplice, quello in cui gli eventi non ci siano, e a quel punto ovviamente quello che, l'unica cosa che andiamo a ritornare è un array vuoto. Quindi aggiorna eventi, fondamentalmente cosa fa? Recupera dal local storage gli eventi precedentemente memorizzati, in questa sessione o nelle sessioni precedenti, e valorizza la nostra variabile di binding con questi eventi ordinati per la data di inizio, come ci aspettiamo che un calendario funzioni. Se andiamo a vedere il risultato di questo nostro primo intervento, notiamo come l'agenda non varia particolarmente in prima battuta, perché è in funzione più di quell'ng show che abbiamo messo, che non visualizza niente nella seconda parte dell'applicazione se non è presente un calendario, ma nel momento in cui andiamo a selezionare un calendario, ok, notiamo che il comportamento è proprio quello che ci aspettiamo. Abbiamo una forma di inserimento di un nuovo evento sulla sinistra e l'elenco degli eventi, in questo caso il mio calendario personale, è l'elenco degli eventi sulla destra con tutti gli eventi presenti nel mio calendario ordinati per data. Quindi partiamo dal 2006, in realtà questi sono eventi abbastanza finti, fino ad arrivare agli eventi più attuali. Bene, la parte successiva di questa lezione consiste nel gestire la creazione di un nuovo evento, per cui se quello che succede a fronte della compilazione di questa form. Come abbiamo visto, abbiamo già predisposto l'HTML per invocare una funzione che si chiama salvaevento all'interno del nostro controller di AngularJS, quindi tutto quello che dobbiamo fare è scrivere la funzione salvaevento. Funzione salvaevento che è abbastanza semplice nel suo comportamento, perché quello che deve fare a livello logico è gestire il salvataggio di questo evento sul local storage e aggiornare, o meglio, chiamare nuovamente la funzione aggiornaEventi, che si preoccuperà di rinfrescare l'elenco degli eventi che vediamo a video. Quindi, se diamo un'occhiata alla funzione, adesso la analizziamo insieme, notiamo che non è niente di particolare. Abbiamo la funzione salvaevento, che è questa qui. La prima cosa che fa è generare una variabile locale, o meglio, creare una variabile locale che si chiama eventi e valorizzarla con il record sul local storage corrispondente all'insieme degli eventi per il calendario richiesto. Dopodiché andiamo a effettuare la deserializzazione di questi eventi, perché come ci ricordiamo sono sempre salvati in JSON. Questa deserializzazione che può essere fatta solo se gli eventi effettivamente ci sono, altrimenti valorizziamo la variabile eventi obj come un array vuoto. Questo è importante perché poi a questo punto, a prescindere dal fatto che eventi obj si contenga l'elenco degli eventi o che sia vuota e quindi sia uguale a un array vuoto, possiamo comunque effettuare la chiamata push. La chiamata push cosa fa? Aggiunge un nuovo elemento a questi eventi, il nuovo elemento i cui valori sono quelli presi dalla form, quindi il calendario di. In questo caso invece il calendario di è presente già nel nostro controller. Il titolo evento, descrizione evento, data evento sono tutti i valori che andiamo a recuperare dalla form. Dopodiché impostiamo due flag, uno che è nuovo uguale a true, che è un flag interessante perché poi ci servirà per scremare gli eventi che devono ancora essere sincronizzati con il server remoto rispetto a quelli che non hanno bisogno di questo tipo di comportamento, e la classe warning che abbiamo visto oggi verrà utilizzata come classe della riga nella quale andiamo a stampare l'evento. Fatto questo, la riga 35 semplicemente dice che il titolo evento uguale a descrizione evento uguale a data evento uguale a aperte e chiusi, quindi stringa vuota. Questo è un modo un po' diverso e che fa leva sul binding per in qualche modo fare il reset della form. Dopodiché vado a salvare sul local storage il nuovo elenco di eventi che abbiamo visto corrisponde all'elenco di eventi precedentemente salvato più il nuovo evento che abbiamo appena inserito. Invoco la funzione aggiornEventi, quindi mi aspetto che l'elenco degli eventi in pagina si aggiorni e chiamo un evento custom che si chiama SincronizzaEventi che dovrà essere intercettato dalla nostra file gcal.js. E avrà, diciamo, come scopo quello di attivare la sincronizzazione di questo nuovo evento appena salvato con il Google Calendar remoto. Quindi non lo possiamo fare qui perché dobbiamo sempre ricordarci che può darsi che non ci sia connessione internet, quindi può darsi che siamo in uno stato di offline. Se siamo in uno stato di offline, dobbiamo per forza aspettare
quindi nessuno risponderà alla chiamata sincronizza eventi, perché dobbiamo ovviamente aspettare che ci sia connessione per poter effettuare la sincronizzazione col calendario remoto. Ok, benissimo. Salviamo questo nuovo step e andiamo a verificarne il funzionamento. Quindi aggiorniamo il nostro progetto, andiamo a selezionare un calendario e proviamo a creare un nuovo evento. Quindi prova GTG. Utilizziamo la data passata in modo da poter vedere l'evento in cima a quelli già presenti. Nel momento in cui andiamo a effettuare il submit, ok, il comportamento è quello atteso, la form si svuota, nel local storage viene creato il nuovo evento prova GTG e accodato agli eventi precedenti, viene chiamata la funzione aggiorna evento che guarda caso non fa nient'altro che stampare a video il nuovo evento insieme a tutti gli altri perché ovviamente rinfresca l'intera pagina e associare a questo evento, questo è l'unico nuovo, è l'unico che ha una classe warning e la classe warning come vedete genera questo sfondo giallino all'evento. Ok. Ora, l'ultima parte di questa lezione consiste nel gestire la sincronizzazione, quindi fondamentalmente attivarci all'evento, quindi gestire l'evento sincronizza eventi che abbiamo appena generato. Questo va fatto all'interno di gcal.js e in realtà lo faremo in due funzioni diverse. Nella prima funzione andremo a fare uno scan fondamentalmente di tutto quello che c'è sul nostro local storage e all'interno di questo scan andremo a cercare tutti gli eventi con flag nuovo, che è quello che abbiamo appena visto, mettiamo sugli eventi generati in locale. La seconda funzione che andremo a fare è in modo diciamo sequenziale, quindi aspettando di volta in volta che la sincronizzazione dell'evento precedente, quindi il push dell'evento precedente finisca, quindi in modo sequenziale, andremo a stampare o meglio a fare push di questi eventi su Google Calendar. La prima delle due funzioni che andiamo a creare è questa. Ok, e vediamola insieme, vediamo cosa fa. Quindi la funzione si chiama sincronizza, crea una variabile locale che si chiama eventi e una variabile all'interno della classe che si chiama eventi da sync. Quindi questa variabile potrà essere acceduta anche da altre funzioni, in particolare la prossima che andiamo a creare. Dopodiché utilizzo la proprietà length sul local storage per sapere quanti elementi ci sono all'interno del local storage, scorro su tutti questi elementi e vado a recuperare la chiave dell'elemento xesimo, per cui fondamentalmente nella variabile key avremo di volta in volta la chiave della riga x alla posizione x del local storage. Se questa chiave inizia con cal underscore e quindi fondamentalmente rientra nel pattern delle chiavi che sono legate ad un contenitore di eventi, allora effettuiamo un filtro su tutti gli eventi presenti associati a questa chiave e andiamo a cercare se tra questi eventi ce ne sono alcuni con il flag nuovo. Se ci sono, quindi alla riga 73, se ci sono, quindi se la lunghezza degli eventi filtrati attraverso il flag nuovo è maggiore di 0, invochiamo la funzione eventi push su questa chiave. Quindi la funzione eventi push cosa dovrà fare? Andare a recuperare tutti gli eventi, quindi i suoi eventi da sync associati alla chiave che vi è stata passata, e ad uno inviare questi eventi al calendario. Vediamo anche questa funzione. Di qui facciamo adesso l'analisi. Questa funzione cosa fa? Identifica di nuovo una variabile locale che si chiama evento e in questo evento cosa mette? Emette il primo degli eventi flaggati, quindi col flag nuovo, che ne abbiamo salvato in eventi da sync, e
Il primo di questi eventi è associato alla chiave che ricordiamo corrisponde al calendario su cui stiamo lavorando, passatagli dalla funzione precedente. Quindi se io ho tre eventi da sincronizzare rispetto al calendario key, quindi al calendario con cui è valorizzata la variabile key, io andrò a prendere il primo di questi tre eventi. Il primo di questi tre eventi che verrà rimosso dall'array eventi da sync. Questo è importante perché a un certo punto, come nota la riga 82, ci troveremo nella situazione in cui non avremo più eventi all'interno del contenitore, quindi avremo una condizione di uscita da questo, diciamo, ciclo. La condizione di uscita che non dovrà fare nient'altro se non invocare un reload degli eventi, per cui la condizione di uscita avrà l'unico comportamento della nostra condizione di uscita sarà quello di andare ad invocare la funzione eventi all'interno di questa stessa classe, che ricordiamo è quella che fondamentalmente scarica da Google Calendar tutti gli eventi, in modo da rinfrescare l'elenco degli eventi e riallineare il local storage locale con la sincronizzazione remota. Per ognuno di questi eventi, che ricordiamo in questo punto nella variabile evento, alla riga 87 effettuiamo un semplice push, per cui utilizzando le Google GPI che abbiamo già visto fanno da interfaccia con il Google Calendar, andiamo a fare una chiamare una funzione di insert passandogli tutti i parametri che sono quelli dell'evento che abbiamo generato. Eseguiamo la request alla funzione alla riga 97 e cosa importante, all'esecuzione di questa request richiamiamo la stessa funzione. Perché richiamiamo la stessa funzione? Richiamiamo noi stessi, perché ovviamente dobbiamo passare al push dell'evento successivo. Quindi è importante che questa funzione, diciamo, chiami se stessa fino all'avvenire della condizione di uscita, che è quella appunto per cui non ci sono più eventi su cui fare il push. Ok, un ultimo passo prima di effettuare, diciamo, una prova di quanto abbiamo sviluppato, dobbiamo ricordarci di associare la funzione, quindi la funzione sincronizza che abbiamo scritto poco fa con l'evento sincronizza eventi che appunto viene lanciato dal nostro controller di Angular, per cui sincronizza eventi dobbiamo ricordarci di agganciarlo alla nostra funzione sincronizza. Ok, quindi qua ogni qualvolta la classe gcal riceverà, o meglio, intercetterà un evento di tipo sincronizza eventi, dovrà invocare la funzione sincronizza che abbiamo visto, andare a recuperare dal local storage tutti gli eventi con flag nuovo, e su questi eventi ciclicamente andare a effettuare il push verso il Google Calendar. Svuotiamo nuovamente la cache, aggiorniamo l'applicazione e andiamo a verificare la bontà del nostro intervento. Andiamo a selezionare un calendario. Ovviamente per il fatto che non abbiamo ancora completamente integrato il comportamento offline, in questo caso l'evento che abbiamo generato precedentemente, pur essendo finito sul local storage, è stato cancellato dal fatto che è stata effettuata la sincronizzazione con il Google Calendar prima del push dell'evento salvato in locale. Ma in questo punto, se noi andiamo a creare un nuovo evento, dovremo assistere esattamente al comportamento atteso. Come avete notato, l'evento ha subito un cambio di colorazione, quindi ha avuto un momento in cui l'evento veniva diciamo, visualizzato con uno sfondo giallo, il che significava che l'evento era presente solo in locale. Dopodiché c'è stato il lancio della funzione, il lancio dell'evento sincronizza eventi, che ha scatenato le fun due funzioni che abbiamo visto poco fa, che hanno provveduto ad inviare questo evento verso il Google Calendar remoto. E a questo punto, lo successivo download degli eventi ha visto già presente questo evento, quindi scaricato direttamente dal Google Calendar, e
a questo punto al refresh della lista l'evento nuovo evento GDL non era più un evento locale, ma è diventato a tutti gli effetti parte del calendario di Google. Se dovessimo adesso andare sul mio calendario online, noteremmo alla data del 3 febbraio 2005 questo nuovo evento GDL. Ok, l'ultima cosa che dobbiamo fare prima di concludere questo progetto è gestire correttamente la parte che avevamo in qualche modo un po' abbandonato, o meglio, posticipato dopo averla in qualche modo attivata, ma senza mai aver poi portato avanti il discorso. Dobbiamo un po' attivare la parte di il comportamento offline. Quindi abbiamo visto che la parte online in qualche modo è già perfettamente funzionante, e la parte offline in realtà è pronta. Dobbiamo semplicemente andare a lavorare su la sua attivazione. Se vi ricordate, nella prima lezione abbiamo predisposto un file che si chiama offline.js, che con un meccanismo all'interno del manifest app cache, con un meccanismo che si chiama fallback, veniva chiamato al posto di online.js in caso in cui non sia presente la connessione. Ecco, quello che dobbiamo fare adesso è andare a impostare correttamente il file offline.js. Non è niente di particolarmente complicato. Quello che dobbiamo fare è, all'interno del file offline.js, andare a effettuare il require. Di che cosa? Cosa ci serve in caso di offline? Sicuramente il calendar, che è il nostro controller di Angular. Sicuramente ci serve Bootstrap, e utilizziamo di nuovo DAMReady per attendere il caricamento del DOM. Questo è quanto ci serve in caso di offline. Non andiamo sicuramente a richiedere gcal, perché gcal ovviamente la funziona soltanto in caso di presenza di connessione. Mentre invece siamo stati molto attenti a far sì che Calendar, ad esempio, non necessiti di connessione a internet per funzionare. Tutto quello che dobbiamo fare all'interno di offline è andare a inizializzare AngularJS sul nostro document. Ok, tutto qui. Quindi tutto quello che dobbiamo fare all'interno del nostro offline.js è richiamare calendar, bootstrap e DOMready e andare ad invocare Angular sul nostro document. Se non l'abbiamo aggiornato, dobbiamo ricordarci di aggiornare manifest.appcache con tutti quelli che sono i file che possono essere utili e che abbiamo sviluppato nel corso di queste 4 puntate per far funzionare l'agenda. Quindi manifest.appcache avrà una serie di oggetti in più. Ok, vediamoli velocemente: JS Application, JS Calendar, JS GApi, GCal, il CSS, jQuery, Bootstrap, require.js, quindi plugin, DOMready, underscore Angular. La parte essenziale resta ancora il nostro fallback, ovviamente, e la parte di network. In ultimo, andiamo su index.html e riabilitiamo il manifest che avevamo tolto perché non ci serviva, non volevamo in qualche modo complicarci la vita durante lo sviluppo dell'applicazione. Ok, a questo punto un ultimo passaggio prima di completare l'applicazione. Dobbiamo ricordarci, in caso in cui nel momento in cui il calendario viene lanciato in una situazione di offline, dobbiamo ricordarci di fare due cose. La prima è dobbiamo invocare la funzione aggiorna calendario anche all'interno del nostro controller. Questo è importante perché nel caso in cui di assenza di connessione, altrimenti non avremmo il calendario aggiornato, quindi l'elenco dei calendari. In seconda istanza dobbiamo ricordarci che durante la fase di ricarica eventi dobbiamo sempre chiamare l'aggiornamento degli eventi proprio per evitare
In caso di assenza di connessione, di restare bloccati. Quindi, in caso in cui la funzione di ricaricaventi viene chiamata, la funzione di ricaricaventi deve ricordarsi di invocare essa stessa a giorno eventi, oltre che, diciamo, tentare di aggiornare gli eventi da remoto, deve aggiornare gli eventi anche da locale. Altrimenti, in caso di assenza di connessione, non avremmo gli eventi visualizzati. Bene, fatto questo, possiamo procedere all'ultimo test. Quindi aggiorniamo la nostra agenda, ok, se andiamo su l'indirizzo /apcache internals, dovremo notare come la nostra agenda ha effettivamente ora si è in qualche modo portata in locale, quindi pb:\agenda.gdl manifest.apcache con tutte le entry che abbiamo specificato precedentemente. E in questo caso siamo ancora online, per cui ci aspettiamo esattamente il comportamento atteso. Quindi se andiamo a creare un evento, quello che ci aspettiamo è perfetto, il fatto che l'evento venga caricato e sincronizzato. Notiamo che se in questo caso io aggiorno la pagina, ovviamente mi trovo lo stesso evento presente, ma perché l'evento è già stato salvato sul remoto. Se adesso però vado a spegnere il mio web server, quindi a questo punto io non ho più un Apache che mi supporta, quindi mi trovo in condizione di offline. Ok, quello che succede è che nel momento in cui vado ad aggiornare la pagina, ok, ho comunque un comportamento perfettamente realistico. Notiamo che sto addirittura caricando gli eventi, perché? Perché sono sul mio local storage tutti questi eventi. Chiaramente nel momento in cui vado a creare un terzo evento, questo terzo evento comparirà all'interno del mio calendario, ma non cambierà colore, non passerà al bianco. Perché? Perché non c'è nessuno in questa versione offline capace di sincronizzare l'evento con il calendario remoto. Ok, ci siamo dimenticati una cosa. Qual è l'intervento che dobbiamo fare prima di poter completare questo passaggio? Nel momento in cui torniamo online, il GCal deve prima provvedere alla sincronizzazione prima di scaricare i nuovi eventi, altrimenti ci troviamo nella situazione per la quale questo nuovo evento GDL verrebbe sovrascritto dagli eventi remoti senza essere stato prima sincronizzato. In realtà l'intervento è molto semplice da fare. All'interno di GCal.js, alla riga 31, dobbiamo andare a chiedere la sincronizzazione con gli eventi locali, degli eventi locali, prima di andare a recuperare gli eventi remoti. Ok, fatto questo, riattiviamo la nostra connessione, eseguiamo nuovamente Apache, che ho fatto qui, e aggiornando la pagina dovremmo notare come un nuovo evento GDL in qualche modo venga sincronizzato. Quindi se aggiorniamo la pagina, ok, comportamento quello classico, in questo caso noi non ci accorgiamo ma sta avvenendo la sincronizzazione, perché prima di scaricare l'elenco dei calendari GCal ha effettuato la sincronizzazione. Andando sul nostro calendario a questo punto online dovremmo avere il nuovo evento GDL. Abbiamo il nuovo evento GDL e in questo caso il colore è bianco, perché questo evento è stato sincronizzato in fase di avvio di questa applicazione, che stavolta è online, con il server di Google Calendar.
Quindi, riassumendo, siamo riusciti in tutto sommato poche righe di codice e sfruttando alcune funzionalità HTML5 incrociate con le ottime API di Google e alcune altre librerie che ci hanno in qualche modo facilitato la vita, a costruire una versione semplificata ma funzionante di un calendario con alcune caratteristiche aggiuntive, il suo comportamento offline, la possibilità di creare eventi anche quando non c'è presenza di connessione e un meccanismo di sincronizzazione che funziona caricando gli eventi presenti su local storage ma non ancora sincronizzati in remoto all'apparire, insomma, comunque al verificarsi della situazione di connettività. Con questa ultima parte si chiude questa serie di quattro articoli e vi ringrazio per avermi seguito. E se ci sono dubbi o domande, sono comunque disponibile o tramite commenti su questo video o tramite i soliti canali di contatto. Grazie e a presto.